Alissa! Ciao! Che libro leggiamo questa sera? Non aprire questo libro, ti prego. Ma allora se non dobbiamo aprirlo, che lo leggiamo a fare, dai! Lo rimetto via! No! Lo rimetto via, dai! No. Ma non vuole! Guarda cosa c'è scritto! C'è scritto, il primo libro è meglio, perché questo è il 2, quindi se questo non è bello lo metto a posto! No! Oh, lo vuoi proprio aprire? Sei sicura? Sì. Apriamo allora, va. Vediamo cosa c'è. Allora, innanzitutto c'è uno che sta stirando, ma ci guarda male. Conviene girare pagina? Sicura? Sì. Vediamo cosa dice. Oh, sei di nuovo qui. Beh, come noterai, sono tornato a essere il vecchio, piccolo, normale, me stesso non ranocchio. Quindi non c'è alcun motivo di andare avanti a leggere, perché questo libro è molto, molto noioso. E allora chiudo. No, però sicura? Una cosa. Qui però ce l'aveva la scarpa, guarda. Hai ragione, dove l'ha messa l'altra? Boh, vabbè, non lo so. Dai, giriamo pagina e vediamo cosa succede. Sono curiosa. Allora dice, ho capito, tu in realtà volevi voltare la pagina nell'altro senso per chiudere il libro, vero? Bene, sei andato avanti per sbaglio. Errore perdonato, ma per favore non voltare di nuovo la pagina. Guarda, ha fatto tutte e due le scarpe. Hai ragione, ma è strana questa cosa però, Io giro pagina. Giri? Non ti sei sbagliata? Cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Non si fa! Te l'ho già spiegato! Come ho detto prima, non c'è niente di interessante in questo libro. Tutto è assolutamente normale, quindi per favore non voltare pagina di nuovo. Era per il calzino. È vero, ma... Io la volto. No, non voltare. Sì. L'hai fatto ancora? Ma come? Ma Alissa! Ma lui ha detto di no! Ok, parliamone. Ora metto via il bucato e ne discutiamo. Da mostro a uomo, anzi da mostro a bambina. Nel frattempo, per favore, non girare un'altra pagina. Ok? Non la girare, guarda, stai in mutande. No, io la giro. No, non girare. Ma anche ha detto, ne discutiamo. Sì, però ha detto che ne discutiamo dopo, quindi ora non devi girare. No, io la faccio adesso. No, non farlo, non farlo, non farlo, Alissa, non farlo. Brrr, comincia a fare freddo in questo libro, vero? Tu senti freddo? No, perché... Nemmeno io sento freddo, anzi, guarda il termometro, segna che fa caldissimo. Ecco perché mi sono messo addosso tutti i vestiti. Siamo sicuri che sia quello il motivo? Ma... No, perché... E fa caldo, che strano. Meglio se lo chiudi subito prima di prenderti un raffreddore. Se ci tieni alla salute, per favore non voltare la pagina. Tu ci tieni alla salute? No? Sì, ci tengo, però se segna caldissimo la possiamo girare. Vediamo. Oh, scherzavo, non fa poi così freddo e comunque non avevo bisogno di quel giaccone. Ah, come dicevo, questo è davvero un libro noioso. Perciò oggi ho solo intenzione di rilassarmi. Non sto facendo niente, quindi non c'è motivo di voltare di nuovo la pagina. Dai, che lo stiamo a fare? Guarda che noia. Che c'è scritto? C'è scritto storie da bagno. E sulla tazza c'è scritto va via. Dai, su, poverino, sta al bagno. Cosa vuoi guardare? Io la giro. No, non girare. Sì. Da! Sta sturando il water. E flascica tutto. Eh sì, e qui che fa? Il fidget spinner. Il fidget spinner, ma sbaglio, gli manca qualcosa di vestiti? Sì, guarda. Qui non ha la giacca, ma ha il maglione. E qui non ce l'ha. È vero. Vabbè, dai, giriamo. Sì. Per curiosità. Non sono sicuro che capirai, ma proverò a spiegarti. Ho fatto un patto con un mago che da rana mi ha ritrasformato in me stesso, ma mi ha avvertito di un effetto collaterale. Allora, vediamo.
mago, pozione più fondi pubblici, spray antirana, tre al giorno per 2 settimane. Ok, attenzione, nudo. Cosa vuol dire? Non so se te ne sei accorto, ma ti sto dicendo di non voltare ancora la pagina, ti prego. Oh, ma poverino, mi fa pena. Io chiudo, dai. No. Dai, metto via. Io la volto. No, no, non farlo, Alissa, non farlo, no. E che diamine, ma non ti vuoi proprio fermare, eh? Ti rendi conto che ogni volta che giri una pagina i miei vestiti spariscono? Aspetta. Il vestito! È rimasto solo con i pantaloni. Per questo ti chiedo, per rispetto e per pudore, per favore, non girare questa pagina. La voglio. Ma tu non hai pietà. Ma io voglio vedere la fine. Sei una schiappa! Stai tenendo il libro al contrario. Girano nel senso giusto. Ah, ok, l'ho girato nel senso giusto. Molto meglio, ora puoi leggerlo fino alla fine. Prego, volta pure la prossima pagina. No, non è questa. È adesso così. No, sicura? Sì, guarda. Ah! L'abbiamo fatto precipitare. Sì, guarda. Era questo. Ha preso tutte e due. È vero. Allora, vediamo cosa dice. Ah, ho provato a imbrogliarti e a farti credere che il libro proseguisse nell'altro senso. Sei troppo intelligente per me. Però ti supplico, non voltare la pagina un'altra volta. Dai, resta in mutande se la volti. Dai, su. No, guarda, ha perso solo la cintura. Cavolaccio, non c'è modo di fermarti. Wow, guarda questo bel dipinto! Ho sentito dire che puoi guardarlo per 1000 ore senza mai annoiarti. Immagino che non volterai mai più la pagina. Guarda che bello! Ma guarda che bello! Guardalo, guardalo! Guardalo per 1000 ore, dai! No, dai, giriamo! Ma no, guardalo, è bellissimo! Basta, ok, ci siamo. Rimaniamo solo tu, io e le mie mutande. Spero che farai la cosa giusta. Per favore, ti prego, ti supplico, non voltare ancora la pagina. Guarda questi occhioni. Guardalo. No, chiudo, dai, chiudo. No. Qualcuno mi passa la crema solare, per favore. Poverino. Ma poverino, dai! L'hai fatto rimanere nudo! Ma Alissa, ma non ti dispiace un po' per quel povero mostro? Per niente. Va bene, dai, comunque è un libro troppo divertente questo. Ve lo consigliamo! Non aprire questo libro, ti prego! E adesso noi ce ne andiamo a letto. Sì. Buonanotte! Buonanotte! Ciao a tutti! Ciao a tutti!